Salve cari amici, benvenuti. Siamo qui appunto prima nel mio giardino alchemico. Se vi piace, questo è il mio giardino alchemico. Mi piacciono questi colori che ho scelto, questi sono i colori ultrametafisici. Quindi farò questa diretta, visto che voi sapete, io mi occupo di pittura e poesia. Quindi benvenuti nel mio giardino alchemico a questa domenica della poesia. Oggi ho scelto per voi un autore che è il nostro Thomas Sterne Eliot, poeta americano naturalizzato britannico, che è famoso per la sua terra desolata, opera che gli è valsa poi nel 1946 il Nobel, diciamo, poi insieme a tutte anche le opere teatrali e quelle, diciamo, prevalentemente del suo, diciamo, appena dopoguerra, diciamo. In questa desolata spelonca fra i monti, nella fievole luce della luna, l'erba fruscia, sulle tombe sommosse, attorno alla cappella c'è la cappella vuota, dimora solo del vento. Non ha finestre, la porta oscilla, aride ossa non fanno male ad alcuno, soltanto un gallo si ergeva sulla trave del tetto, chicchirichì, chicchirichì. Nel guizzare di un lampo, quindi un'umida raffica apportatrice di pioggia. Queste sono alcune parole del nostro Thomas Sterne Eliot nel The Waste Land, dove lui poi qui c'è proprio una bellissima poesia, sempre tratta dalla terra desolata, è proprio la sepoltura dei morti. Lui si ispira al mese di aprile che sta per venire, perché domani siamo in aprile, c'è Renzetti, vedo Angelica Hiro che saluto, Massimo Renzetti, il nostro dantista. Ecco, per a dirne uno, diciamo, anche il nostro Thomas Sterne Eliot è stato un grande studioso di Dante. Beh, un po' tutti i poeti, diciamo, chi quale poeta non ha letto Dante, a parte i selvaggi, però comunque. Quindi nella terra desolata è la sepoltura dei morti, che lui si fa riferimento proprio ad aprile come mese, e ci parla di questo mese. Vediamo un attimo, aprile è il mese più crudele. Genera l'illà da terra morta, confondendo memoria e desiderio, risvegliando le radici sopite con la pioggia della primavera. L'inverno ci mantenne al caldo, ottuse, con i immemore neve la terra nutrì, con secchi tuberi una vita misera. L'estate ci sorprese, giungendo sullo Starnbergs con uno scroscio di pioggia. Noi ci fermammo sotto il colonnato e proseguimmo alla luce del sole e bevemmo caffè e parlammo un'ora intera, ben gar gnei rassin. E quando eravamo bambini stavamo presso l'arciduca, mio cugino, che mi condusse in slitta e ne fui spaventata, mi disse Marie. Marie, tieni forte, e ci lanciammo giù fra le montagne. Là ci si sente liberi, per la gran parte della notte leggo, d'inverno vado nel sud. Quali sono le radici che s'afferrano, quali rami che crescono da queste macerie di pietra? Vedete, il tempo di Thomas Sterne Eliot, no? Eliot ha questo tempo, diciamo, ecco, che sembra quasi congelato, raggelarsi a un certo punto, no? Io vi ripeto, mando questo video in onda dal mio giardino, è un giardino molto silenzioso che io ho nominato come giardino alchemico, sta qui, praticamente in dialogo al Giordano, è un giardino nascosto, ho voluto creare questo giardino, è un po' il giardino anche della mia ispirazione. Quindi in questa domenica della poesia, nella terra desolata, vediamo Ezra Pound, che è il miglior fabbro, parla praticamente di questo libro, eh. Per lui è stato il miglior fabbro, quello che comunque hanno stretto questa amicizia con Ezra Pound, poi conosciamo il poeta, tutta la vicenda, diciamo, il poeta sempre americano, diciamo, questo poeta americano. E questo invece io aggiungerei a questi bellissimi versi di Thomas Sterne Eliot della Terra Desolata, dedicati a lui oggi in questa domenica, in quest'ultima domenica di marzo, perché siamo prossimi all'aprile, abbiamo letto come una poesia sull'aprile. Quello che è il senso per lui, la poesia, io vi leggo a questo punto una mia poesia di tanto tempo fa, scritta, e la dedico a voi.
Notti insonne. Questa è tratta da una raccolta nella quale io non, cioè non rientro in nessuna raccolta, scusate. Io ho due raccolte di poesia all'attivo, una è Controvento, l'altra è Oltranotte. Questa invece, alcune poesie le ho lasciate così libere, non sono state ingabbiate all'interno appunto di una raccolta, che non necessitavano, o forse io non trovavo necessario farlo. Notti insonne, incomprensioni, ognuno nasconde i suoi inferni, tempo che passa per tutti, anche per i falsi eroi, per voi che credete di non cadere, di vincere sempre, di essere cattivi, falsi, pieni di panna, di pantofole e falsità, di borghesia ammuffita, morta sul sangue della povera gente, e giorno. Io voglio vivere anche sulle macerie, se possibile. Questa è una mia poesia che io chiamo poesia di sopravvivenza, praticamente. Una sopravvivenza a quello che è il tumulto della vita di oggi, soprattutto quello che è la delusione, lo stato sociale ci sta costringendo a chiuderci in queste torri individuali. Questo è il mio punto di vista. Noi non troviamo più spazio né voce, né c'è solo un risentimento strozzato che ci costringe a una solitudine, diciamo, ecco, per comprendere forse meglio se stessi, ma soprattutto per difendersi da questo mondo che comunque sta in agonia. Questo è un dato, diciamo, oggettivo. Un po' di... Quindi queste notti insonni io le dedico a tutta la situazione, diciamo, attuale di questo depauperamento sociologico, di vita proprio, di distruttivo, tutta questa entropia, diciamo, anche politica, questa entropia sociale, no? Poi c'è questo libro, per chi lo volesse comprare, Oltre la notte, che è, guardate com'è bello l'effetto che fa con questi effetti speciali. Questo libro è possibile acquistarlo, diciamo, dalla libreria Raffaello, che appunto in via Kerbacher 35 qui a Napoli, al Vomero. Potete tranquillamente acquistarlo e divertirvi. Anche io sono poesie che credo che siano anche alcune sono leggere, diviso in capitoli, altre sono un po' più, diciamo, elaborate, più complesse, no? Quindi, volevo proprio leggervene una che proprio questa, la poesia narcisista, visto che proprio in questi giorni ho postato una cosa su Facebook che riguardava una ragazza che praticamente si era fatto un selfie su questa spiaggia, queste 31 stelle marine, ha ucciso 31 stelle marine per il solo sfizio di farsi un selfie. Forse per lei valeva meno la vita di 31 meravigliose stelle marine che stavano là, 31 stelle marine per un selfie, cioè veramente siamo oltre la decadenza, no? Quello che dico io, forse. La decadenza già è poco, cioè, in principio. Quindi volevo dedicarla a questa cretina, questa donna americana che si è fotografata con le stelle marine morte, a questa imbecille donna, le dedico questa poesia, e a tutte quelle donne che si fanno un selfie laddove non è proprio il caso di farlo, ma anche, cioè, poi viviamo in un eccesso di questi selfie, una specie di mania collettiva. Quindi poesia narcisista. Mio è lo scrivere. Mi risulta piacevole, è mio, non importa il contenuto, non importa, credetemi, credetemi, non lo capirete mai. Non si può comprendere mai il contenuto, affatto. Affetto? Anche l'affetto è utile. Di tanto in tanto è utile. È incomprensibile, faticoso, intralcia sempre, intralcia la carriera, l'affetto. Mi sento vivo quando scrivo. Io scrivo. Io. Sono un poeta io. Beh, questo è proprio. Cioè, adesso è venuto un bel gatto grigio che si è andato a nascondere dentro al muro. Non so da dove sia venuto. Eccolo là, si è scappato, si è spaventato. Il gattone scappa, miau, scappa, bel gatto grigio che è arrivato dalla Floridiana, si è ficcato dentro al muro, forse sperava di trovare il mio coniglio, e invece il mio coniglio non c'è perché il mio coniglio è dentro, quindi il gatto
È andato bene stavolta. Anche lui è un predatore. Però, voglio dire, gli animali predano, diciamo, prevalentemente per fame, cioè per bisogno. Noi uomini per un selfie uccidiamo. Quindi, veramente, facciamo sta riflessione domenica. C'è poco da ridere in questa domenica. Comunque, arrivederci.